È da un anno che aspettiamo questo incontro proprio per vedere ciò che il nostro Signore meraviglioso sta facendo nelle nostre vite e nelle squadre in cui ci troviamo. Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi hai fatti? Vogliamo essere riconoscenti a Dio per quello che Lui ha fatto per noi. Vogliamo lodarlo tutti insieme con un sol cuore. Aprite il cuore al suo amore, chi è il re di gloria? Ancora! Chi è il re di gloria? È Gesù, Signore, Signore, e il Signore ritornerà. Gesù è il Redentore che ci salverà, il re del resto della terra. Italia, un anno a Lazio, due anni a Cesena, e mi ricordo che io parlavo del Signore, manda, porta il giocatore brasiliano, converte il cuore dei giocatori italiani. Solo il fatto di guardare tutti quanti, per me credo che è la testimonianza più chiara della mia vita. Dio ti porta di vittoria in vittoria, magari qui sei in una guerra, no? Però dopo vince e ti porta un'altra vittoria. E lì, in un altro livello, sei in un'altra guerra. Però dopo ti porta di vittoria in vittoria e sempre ti fa crescere. E questo è quello che Dio vuole per la nostra vita. Fino oggi, io ho avuto sempre il meglio di Dio. Dio mi ha dato sempre il meglio. Io dico sempre a mia moglie, tutti i giorni, io dico, l'unica parola che ho a dire a Dio è grazie, grazie per tutto. La differenza nella mia vita e nella vita di chi apre il cuore per entrare Gesù è questa: che se vinciamo siamo felici perché abbiamo il Signore, se perdiamo siamo felici lo stesso perché abbiamo il Signore. A me fa piacere anche per voi che siete qua a vedere un po' come il Signore sta portando avanti quell'opera che ha messo nel vostro cuore. La messa è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore delle messe che spinga degli operai nelle sue messe. Gli operai siete voi, gli operai siamo noi. L'amore di Dio è l'unica cosa che più dividiamo, più diventa più bella. E questa è la cosa bella. Vedere basket, biliardo la prima volta, calcio, non solo calcio, tutte le modalità. Io sono contento, veramente contento di vedere quello che lo Spirito sta facendo in mezzo a noi. Quando ci uniamo come atleti di Cristo, noi abbiamo un unico obiettivo, quello di innalzare la figura di Gesù. E resteremo sempre uniti. Che ognuno di voi è chiamato ad essere in prima persona da esempio per gli altri, non soltanto in campo un esempio, ma soprattutto anche al di fuori del campo. Ho bisogno di te, sempre di più io voglio te, mi sento vivo alla tua presenza, sei ciò che Dio ha unito, non c'è nessun uomo che lo possa dividere. E quando noi usciamo dalle nostre case, dai nostri genitori, dalle nostre famiglie, ci uniamo in un solo fiato come marito e moglie. Noi pensiamo che finita una prova, finito tutto. No, finita una prova, c'è la riprova. C'è la riprova per vedere se siamo stati abbastanza provati. Però non sono mai pesanti, non sono mai violente le prove. Sono cose che noi riusciamo a sopportare, sono cose che noi riusciamo a vivere, se abbiamo il Signore, chiaramente. Il Signore ha già fatto tutto su quella croce ha detto tutto è compiuto.
lui è già morto per vincere il peccato. Quindi se tu stai vivendo una situazione dove non ti senti all'altezza, non ti preoccupare, perché se tu non ti senti all'altezza è il Signore che ti prenderà. Cosa posso dare a un Dio che ha tutto il mio cuore? Questo deve essere lo spirito anche degli atleti, dove uno non può arrivare, l'altro riesce, è giusto che l'altro metta a disposizione i mezzi, il tempo e le capacità e le conoscenze per aiutare un altro fratello. E credo che stiamo toccando tanti tasti, tante cose che ci potranno aiutare quando andremo via di qua. Andremo via con un messaggio forte oggi da parte del Signore. Che comunque Gesù crea due effetti, o si scappa o si piegano le ginocchia. Non mollare, perché se Dio ha un piano per voi, Lui compirà. Nel suo tempo, Lui compirà. Abbiamo un gruppo meraviglioso. È veramente grande l'emozione, ogni volta, ogni singola volta. Vedere persone nuove, vedere fratelli e sorelle nuovi. E la famiglia di cui abbiamo tanto parlato oggi, che cresce. Farai colare grandi muri. Perché con Cristo al tuo fianco non devi temere, tu lo vedrai. Sulla croce ha pagato, non è stato umano e tu vincerai. Andiamo avanti ragazzi, dai che noi siamo diversi. Andiamo avanti ragazzi, con Gesù siamo più forti. Andiamo avanti ragazzi, anche se ci credo falsi. Andiamo avanti ragazzi, mai indietro sempre. Ultima, andiamo avanti ragazzi, dai che noi siamo diversi. Andiamo avanti ragazzi, con Gesù siamo più forti. Andiamo avanti ragazzi, anche se ci credo falsi. Andiamo avanti ragazzi, mai indietro sempre.